Bentornati amici, oggi voglio parlarvi di 8 errori che possono risultare assolutamente fatali nella composizione e realizzazione del vostro portfolio fotografico. Innanzitutto parto con una premessa doverosa nel primo punto. È ormai impensabile credere che i nostri clienti guardino solamente il portfolio che noi gli mandiamo e non vadano a cercarsi qualcos'altro da soli sul web. Nel momento in cui io mando il mio portfolio a un cliente, devo aspettarmi che questo cliente andrà a vedere anche i miei contatti Instagram, i miei contatti social, Facebook e generale. Per questo motivo io devo predisporre un ecosistema tale che il mio cliente si trovi in un ambiente coerente. Ovviamente se mi rivolgo a un mercato B2B e quindi sul mio sito mi pongo in maniera seria e professionale, non posso poi correre il rischio che i clienti arrivino sui miei profili, sui miei canali social e trovino un account di tutt'altro tipo, quindi un account giocoso, scherzoso o improntato sul personale. In questo caso mi conviene assolutamente avere un account privato per le mie cose private, quindi se voglio farmi le stories mentre sono ubriaco con gli amici ne uso uno privato, ne uso invece uno pubblico che utilizzo esattamente come un portfolio, con la differenza che lo devo anche tenere aggiornato e pubblicare delle stories riguardo a quello che sto facendo, perché questo aiuterà l'ecosistema globale. Andiamo diretti al secondo punto. Ragazzi, ovviamente nel nostro portfolio è impensabile mettere immagini che non sono nostre, quindi è inutile avere una sezione dedicata a uno specifico topic e riempirla con immagini che non abbiamo realizzato noi. Questo diventa doppiamente controproducente, perché se in prima istanza è semplicemente una cosa eticamente poco corretta, in secondo luogo può anche dare luogo a dei veri e propri problemi, nel senso che se noi mettiamo a portfolio delle immagini che non abbiamo realizzato e poi un cliente ce le chiede, se noi non siamo in grado di consegnare quelle foto, ci siamo bruciati un cliente e ci stiamo facendo una brutta reputazione. È meglio non metterla a quella sezione se non siamo in grado di portare avanti un lavoro di quel tipo. Nel momento in cui avremo un lavoro di quel tipo, allora riempiremo la sezione del portfolio e allora potremo prendere più clienti in quell'ambito, ma fino ad allora non usiamo foto di altri, piuttosto facciamo un investimento, investiamo in una nostra produzione e realizziamo delle foto pagandoci noi il set per riempire quella sezione. Io vi faccio un esempio su tutti: per entrare nel mercato dei matrimoni ho organizzato un matrimonio fittizio, ho pagato un modello e una modella, ho pagato una location per realizzare degli scatti in maniera tale da avere del materiale con cui propormi alle coppie. Questo è un investimento che poi ovviamente ha fruttato, anche se non ho proseguito in quella direzione. Questa è la direzione corretta. Se io non sono in grado di fare quel lavoro, non lo metto a portfolio. Se lo metto a portfolio deve essere roba mia. Arriviamo al prossimo punto, che è: ragazzi, non ci illudiamo nel momento in cui abbiamo realizzato il nostro portfolio di essere arrivati, anche perché noi stiamo continuando a lavorare. Nel momento in cui io metto online un portfolio, si presume, si spera che questo mi porti a dei nuovi clienti. Ora, che cosa succede? Il percorso naturale di crescita di un fotografo è che io faccio un lavoro, lo faccio al massimo delle mie capacità. Nel momento in cui un nuovo cliente mi chiede un lavoro affine, io glielo ripropongo, ma cerco di farlo meglio. Cerco di farlo meglio intanto per soddisfazione personale, poi perché magari il cliente mi richiama, mi consiglia ad altri, c'è il passaparola, insomma ho tutti gli interessi a farlo meglio che posso. Ora, che cosa succede? Se io l'ho fatto meglio del lavoro precedente, devo andare a metterlo a portfolio, perché altrimenti il mio lavoro migliore non è a portfolio e quindi perderò dei potenziali clienti che vedono solo il primo lavoro che ho fatto. Man mano che io vado a migliorare e miglioro io come testa, miglioro come tecnica, miglioro anche come corredo, perché man mano che lavoro mi compro delle cose, man mano che il mio portfolio sale di livello lo devo aggiornare, devo mettere online quello che sto facendo per far vedere a potenziali clienti quello che sto facendo, per far vedere anche a gente che non gliene frega niente quello che sto facendo, perché potrebbero conoscere dei potenziali clienti. Quindi è assolutamente indispensabile il portfolio, non lasciarlo morire, aggiornarlo sempre, anche perché nel caso per esempio di un sito web, Google e i motori di ricerca valutano molto positivamente il fatto che un sito web venga aggiornato di continuo, perché gli dà la misura di un'attività che è viva, che non è fossilizzata, gli dà l'idea comunque di un qualcosa che si muove, di una cosa dietro a cui c'è del lavoro e della cura. I motori di ricerca lo valutano positivamente e ogni volta che io vado ad aggiornare il mio sito guadagnerò qualche punto agli occhi di Google e quindi sarò più in alto nel motore di ricerca, che non è cosa da poco. Nota dolente soprattutto in Italia, ragazzi: la grammatica, la sintassi. Nel momento in cui
cui organizziamo un portfolio, purtroppo, dico purtroppo, è necessario scrivere due righe sputacchiate per dire al cliente cosa è stato fatto, perché se io metto lì una sequenza di foto e basta, il mio cliente dice sì, vabbè, belle, però non capisco se questo fotografo risponde alle mie specifiche esigenze, quindi è necessario dirgli due cosine su cosa è stato fatto, su come è stato il contatto col cliente, quali sono magari le tipologie di fotografia che trattiamo, qual è la nostra specializzazione, qual è il nostro percorso, come siamo arrivati a quel risultato, quali sono le problematiche che abbiamo incontrato. Senza scrivere poemi, però due righe per spiegare tutto questo al cliente in uno specifico portfolio è necessario metterle. Ora, non c'è niente di più sgradevole per un cliente che trovarsi davanti a un testo raffazzonato e sgrammaticato. Tenete conto di una cosa, è pur sempre vero che siamo in Italia, è pur sempre vero che, voglio essere generoso, l'80% dei vostri potenziali clienti potrebbero essere semi-analfabeti, perché è così, ragazzi. Le statistiche parlano molto chiaro, in Italia abbiamo una percentuale di analfabetismo funzionale che è veramente allucinante. Analfabetismo funzionale non vuol dire che le persone non conoscono l'alfabeto e quindi non sono in grado di leggere, significa piuttosto un'altra cosa, significa che non hanno l'abitudine a leggere, quindi non leggono libri, non leggono giornali, non leggono niente, non leggono nemmeno i fumetti, attenzione. Questo che cosa comporta? Ci porta a una disabitudine generale alla lettura e di conseguenza a una minore attenzione rispetto a quello che stiamo leggendo. Quindi quando un potenziale cliente finisce sul vostro sito è assai probabile che non leggerà quasi niente di quello che avete scritto, ed è molto probabile che anche qualora leggesse qualcosa non capirebbe nulla e comunque non sarebbe in grado di trattenere quelle che sono per lui le informazioni essenziali. Ovviamente questo che cosa significa? Che possiamo anche scrivere male tanto nessuno capisce niente? No, per almeno due ottime ragioni. La prima è che un analfabeta funzionale, se si trova di fronte a un testo scritto da un analfabeta totale, capisce ancora meno. Invece se ha di fronte un testo scritto bene è molto più probabile che i concetti fondamentali gli rimangano, soprattutto se li abbiamo messi in grassetto in corsivo, quindi anche visivamente gli diamo un aiuto, soprattutto se abbiamo usato gli H1, gli H2 e gli H3, quindi i titoli, quindi lo aiutiamo visivamente a stabilire una gerarchia e cerchiamo di fargli rimanere le informazioni essenziali. In secondo luogo, ragazzi, questo ve lo assicuro, voi non siete qui per andare a beccare i clienti analfabeti funzionali. Perché? Perché un cliente che ha un analfabetismo funzionale è un cliente piccolo. È un cliente che magari ha un'attività personale, un'attività di famiglia. Questi, salvo rari casi, sono i clienti peggiori con cui lavorare, perché hanno le loro idee, sono ignoranti e da lì non li si smuove. Ora, dove voglio arrivare con questo? Il secondo tipo di cliente, invece, è un cliente di tipo alto. Noi stiamo puntando a quel tipo di cliente prevalentemente. Attenzione, non è una questione di classismo, non è che vogliamo i clienti ricchi e istruiti, la questione è diversa. La questione è semplicemente, se io ho un cliente ignorante, probabilmente lavorerò male, perché non saremo in grado di comunicarci appieno le reciproche esigenze, quindi farò fatica a interpretare quello che lui mi sta dicendo, farò fatica a entrargli in testa e, soprattutto, perché alla fine di questo si tratta, pagano meno. Quindi il concetto è semplicissimo, un cliente che ha un analfabetismo funzionale avrà un'attività più piccola e mi pagherà di meno. Per questo motivo io sto cercando di puntare clienti più grossi. Clienti più grossi non sono analfabeti funzionali perché devono fare delle cose che li portano a leggere tutti i giorni. Clienti grossi parlo anche e soprattutto di multinazionali, mi rivolgo prevalentemente a un mercato B2B ovviamente. Parlo di grosse multinazionali e vi assicuro che lì chi si occupa della gestione del personale, delle risorse umane, che solitamente è anche quello che organizza questo tipo di attività, non è un analfabeta funzionale. Una persona del genere, se capita sul vostro portfolio e grammatica e sintassi non sono perfette, vi siete giocati un ingaggio. Quindi è veramente un peccato giocarsi un ingaggio perché siamo stati pigri nello scrivere una descrizione. Questo è un errore veramente grave, perché in questo modo, ve lo ripeto, vi prendete tanti clienti piccoli che vi faranno lavorare tanto e guadagnare poco e vi perdete tutti i clienti grossi. Un cliente grosso non è che è figo perché il nostro cliente è istruito, non è quello il punto. Il punto è che un cliente grosso, per fare lo stesso lavoro di un cliente piccolo, paga 6 volte di più, perché è una cosa diversa. Non è che ci sta pagando di più perché è stupido lui o perché siamo dei truffatori noi, ci sta pagando in relazione all'utilità che il nostro lavoro ha per lui. È evidente che se io devo fare delle foto per un negozio di scarpe che vende 20 modelli, non gli posso chiedere 3.000 euro per uno still life di 20 modelli. Viceversa, se io sto lavorando per un'azienda che ha una grossa produzione di pezzi, gli posso far pagare una cifra ingente anche per un pezzo solo, perché è diverso l'utilizzo che ne faremo. Il negozio di scarpe guadagnerà X con le foto che io gli ho fatto, le metterà sui social, le metterà sul sito e guadagnerà X. Invece un'azienda più strutturata con un singolo prodotto guadagnerà X alla decima. Per questo motivo il mio lavoro vale di più. Proseguiamo la nostra scalata degli errori più gravi che si possono fare nella costruzione del nostro portfolio e ragazzi, il bianco e nero.
il bianco e nero, cioè qui c'è gente che non ha capito niente del bianco e nero. Ora, se andate sul mio portfolio, per esempio, il bianco e nero non lo trovate, perché io non lo faccio il bianco e nero, non c'è. No, perché non c'è? Non perché non mi piaccia. Il bianco e nero mi piace quando è fatto bene. Allora, per fare bene il bianco e nero, che cosa si intende? Noi non possiamo pensare di fare delle foto a culo col cellulare e poi dire, ok, fanno tutte schifo, ma se le metto in bianco e nero diventano tutte belle. Ecco, questa è la morte del bianco e nero, così come è la morte di qualunque cosa in fotografia. Cioè, io ho fatto delle foto a caso e poi dico, metto su un filtro, così diventa wow, anche se fa schifo e se io sono una capra diventa wow. No, è sbagliato, è sbagliatissimo. State umiliando il bianco e nero e state umiliando voi stessi se ragionate così, perché dobbiamo essere più intelligenti di così. Non è possibile pensare che se la mia foto fa schifo sia sufficiente metterla in bianco e nero e allora diventa una roba artistica. Fa schifo così e continuerà a fare schifo. Il bianco e nero va ragionato. Il bianco e nero è fatto di contrasti ed è fatto di composizione, perché sono assenti le informazioni sul colore. Quindi una foto in bianco e nero io devo decidere prima di scattarla che la voglio mettere in bianco e nero, non dopo. Se decido dopo ho già sbagliato, perché se decido dopo io ho fatto una foto a colori, ho preso delle decisioni vedendo le informazioni sul colore. Se successivamente la metto in bianco e nero, sì, può anche andarmi di culo, ragazzi, però no, se volete entrare un pochino in ambito fotografico, non potete pensare che quando andate a fare un lavoro dovete contare sul fatto che comunque avrete culo, perché non funziona così. Bisogna pensarci prima. Se ci pensate prima, non, avete avuto culo a essere stati bravi a pensarci prima. Se lo fate diventare un'abitudine, avete il culo di essere diventati dei bravi fotografi. Se vi affidate al culo in post, se vi affidate al culo così, farete delle cappellate, è garantito. Questo ve lo dico perché le ho fatte anch'io, ovviamente. La prima cosa che uno fa, dice, va bene, questa foto ha un gamut sbagliato, allora la metto in bianco e nero. Questa foto è troppo satura, la metto in bianco e nero. Questa foto è troppo contrastata, la metto in bianco e nero. Certe volte funziona, ma sta funzionando a culo. Non sta funzionando perché ci abbiamo pensato. Non sta funzionando perché c'è una progettualità dietro. Normalmente, quando io faccio una foto in bianco e nero, ragiono sui contrasti, sulle forme e sulla composizione, in maniera tale da dare un senso al fatto che sto usando un bianco e nero. Userò un contrasto maggiore, la mia post-produzione sarà diversa. Anche questa cosa, ragazzi, è gravissima. Noi non possiamo pensare di andare su Instagram e di mettere il filtro bianco e nero e pensare di aver finito così. Quello non è bianco e nero, quello è un filtro. Così non avete preso delle decisioni sulla vostra immagine, così avete messo un filtro per lavarvene le mani. Ora, io vi dico, siete padronissimi di farlo, chi di voi lo avesse eventualmente fatto è liberissimo di continuare a farlo, non vi stupite se poi io e tanti altri che invece si occupano seriamente di questi aspetti vi passano davanti e vi mangiano i clienti in testa, non vi stupite. Ora, io dico questa cosa contro il mio interesse, perché poi se lo fate tutti ovviamente mi mangiate voi i clienti a me, ma non sono preoccupato di questo, vi sto semplicemente spiegando quali sono le cose assolutamente da evitare. Non sono preoccupato che ci mangiamo i clienti a vicenda, perché ce n'è abbastanza per tutti, però ci tengo a lasciare qualcosa e a far passare questo concetto. Il bianco e nero, come molte altre cose, si ragionano prima. Non è pensabile arrivare lì e dire la metto in bianco e nero così diventa una roba artistica. Questo assolutamente non è pensabile, è sbagliato. È sbagliato, e pensate a tanta gente che ha improntato la sua carriera sul bianco e nero, me ne vengono in mente tanti. Andatevi a cercare qualcosa su Google, è pieno, ci sono dei grandi fotografi che hanno lavorato e che lavorano tuttora esclusivamente in bianco e nero e ragionano sulle forme, sui contrasti, sulla composizione, sul creare una scena che racconti una storia. Parlo anche di street photography e di reportage, spessissimo questi generi fotografici sono molto legati al bianco e nero, vengono eliminate le informazioni sul colore in maniera tale che ci si concentri unicamente sul soggetto e sull'aspetto compositivo della foto. Questo è molto importante, perché nel momento in cui io tolgo il colore mi rendo veramente conto se la foto è stata pensata e se ha un senso oppure no. Tenete conto questa cosa, una foto con dei colori sgargianti. Vi faccio un esempio, vado al carnevale in Brasile. Ma ciao ragazzi, cioè lì posso andare in giro col cellulare, scattare, tanto è sempre tutto colorato, tutto in movimento, va sempre bene. Ma che cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Cioè non sto progettando niente, sto facendo le cose a caso. Se quelle foto lì le mettiamo in bianco e nero, vi rendete conto che sono tutte sbagliate, perché senza il colore improvvisamente vi rendete conto che avete tagliato la faccia del soggetto, che avete tagliato fuori il braccio, che avete tagliato i piedi, che non si vede, cioè che non c'è una storia raccontata dentro, non c'è un pensiero, l'avete scattata a caso. È questo il rischio del bianco e nero. Nel momento in cui voi mettete in bianco e nero una foto, voi credete di esservi sbarazzati del colore e quindi di potervi ammantare di un'aura di arte e di dire sì, io scatto solo in bianco e nero perché è così, così cosa? Avete fatto una porcata, avete fatto una roba senza pensarci ed è
tanto più palese perché avete anche eliminato le informazioni sul colore, per cui uno magari poteva dire wow che bel cielo, invece no, non c'è nemmeno quello, c'è solamente una foto sbagliata. Con questo non vi voglio demolire, magari siete bravissimi e fate delle foto bellissime, ma se fate questo ragionamento e ragionate sul vostro bianco e nero, oppure ragionate sul vostro colore e componete meglio in ogni caso, le vostre foto non potranno che migliorare. Siamo arrivati al penultimo punto, quindi ci stiamo avvicinando alla vetta degli errori più madornali che si possono fare nella costituzione del nostro portfolio. Ragazzi, questa è un'altra cosa che io vedo succedere di continuo, soprattutto sui social, devo dire per fortuna non tanto sui siti web, almeno qui ci stiamo arrivando, che mettere troppa roba sul sito web è sbagliato. Cosa intendo per troppa roba? Ragazzi, selezione, il nostro cliente non vuole vedere tutto lo shooting che abbiamo fatto per un determinato altro cliente, cioè stiamo parlando di ristorazione, sto puntando i clienti nella ristorazione, facciamo questo esempio, quanto sia assurdo puntare alla ristorazione in un periodo come questo, ma facciamo finta che mi sto dedicando a photo food. Ok, ho fatto dei lavori di photo food, metto alcuni scatti di food, non metto 300 immagini dell'ultimo shooting che ho fatto, non metto 10 foto dell'ultimo shooting che ho fatto, sono troppe ragazzi, sono troppe, ma per un sacco di motivi. Primo, il nostro eventuale nuovo cliente non ha tempo di guardarsele tutte, non ha voglia di stare lì a guardarsi 100 foto di food che abbiamo già fatto, cioè cerchiamo di metterci anche un po' nei panni delle altre persone. Quando noi scrolliamo sul portfolio di un altro fotografo, che sia un amico, un competitor o chi che sia, quante ne guardiamo mediamente? Io vi dico che ne guardo 4, non di più. Perché con 4 foto io ho capito se è uno che sa il fatto suo, se è uno che sa lavorare o se è uno che fa il gigione. L'ho già capito, non ho bisogno di guardare di più. Io. Il mio cliente ancora meno, perché io ho delle competenze per stabilirlo e quindi quando guardo una cosa mi può anche piacere. Al mio cliente non me ne frega niente di guardare tutte le foto. Gli basta vederne una. Se ne vede una fatta bene, dice, toh, ho trovato il fotografo per fare le cose. È sufficiente una. Con questo non voglio dirvi di non mettere le foto, di metterne una sola. Anche questo è un errore. Bisogna avere la giusta misura. Non ne posso mettere 100 e soprattutto, ragazzi, non ne posso mettere 100 uguali. Questo è un errore clamoroso, cioè il mio cliente vuole vedere varietà, io non posso mettere, cioè sto fotografando un piatto di pasta, cosa faccio? Metto 1, 2, 3, 4, 5 foto dello stesso piatto di pasta ad angolazioni diverse? Ma è un errore incredibile questo. Voi dovete fargli vedere varietà, gli fate vedere un piatto di pasta al chiuso, poi gli fate vedere un cocktail all'aperto, poi gli fate vedere una preparazione della pizza, gli fate vedere più cose. Dovete far vedere al vostro cliente che siete poliedrici, che riuscite a rendere bene in tutti i contesti. Gliene dovete far vedere tante, ma tutte diverse, mai due uguali. Due uguali ve lo siete già giocato, due uguali dice vabbè, questo qui ha fatto le foto a una cosa sola e ha già chiuso. Questo è un errore pazzesco. Varietà e non troppa roba, anche perché dovete essere in grado di scegliere, ragazzi, bisogna saper scegliere. Scegliere deriva dal latino e significa tagliare, significa che se io scelgo una cosa, prendo quella e il resto via. Il resto lo tolgo e questa è la maniera più sana di concepire un portfolio, ve lo assicuro, perché nel momento in cui fate delle scelte avrete solo il meglio della vostra produzione sul vostro sito o portfolio o social o quel cavolo che è. Se io comincio a dire ho fatto le foto per un cliente food e gli ho fatto 300 foto e comincio a dire io va bene, allora per il piatto di pasta metto 10 foto, per le tagliatelle metto 10 foto, per il risotto metto 10 foto, no ragazzi, no. Non sapete scegliere le vostre foto, questo è grave. Questo significa, voi state comunicando al cliente la vostra incapacità di selezionare uno scatto, gli state dando tutti. Questo è gravissimo perché il vostro cliente vuole che voi gliele sappiate non solo proporre, ma anche scegliere, consigliargli qual è la migliore, l'angolazione migliore per far vedere il suo piatto, che poi possa essere deciso a quattro mani, perché magari c'è lì lo chef che spesso a me lo chef dice guarda, fotografala su questo lato che i pomodorini sono più belli. Io magari non me ne accorgo subito che i pomodorini sono meglio su quel lato, ci sta, me lo dice lui, quello va benissimo. Quindi la decisione magari è stata presa insieme, però poi l'importante è al cliente per cui abbiamo fatto lo shooting le diamo tutte, ma comunque gli diamo un'indicazione di preferenza, gli diciamo guarda la più bella è questa, tanto se ne accorge da solo, ma comunque noi diamo un'indicazione. Soprattutto sul nostro sito, sul nostro portfolio, non mettiamo un miliardo di immagini, scegliamo solo le migliori, ma solo le migliori veramente. Non vogliamo dare ai nostri potenziali futuri clienti l'idea di essere indecisi, quindi dobbiamo farla questa selezione. E oltretutto
avremo una foto che è meglio delle altre o no? Se non c'è una foto che è meglio delle altre è grave, vuol dire che le stiamo facendo tutte uguali. Quindi ragionate anche su questo, è assolutamente indispensabile che troviate una foto migliore delle altre e che sia quella che finisce nel vostro portfolio. Poi, che uno dica vabbè ma allora tutte le altre le butto via, no, non le butti via le altre le usi a scaglioni nelle stories per fare comunicazione, per fare marketing, tutto quel cavolo che vuoi, però il portfolio deve essere pulito, devi dare l'idea di essere uno che ha le idee chiare, di essere uno che sa scegliere, di essere uno che sa quello che fa. Se io so quello che faccio non ti metto 50 foto della stessa cosa, te ne metto una. Se si tratta di uno still life di un prodotto, magari di un progetto elaborato, te ne posso mettere tre. Ho fatto che ne so, le cuffiette dell'iPhone, ci sta che ti faccio vedere le cuffie dell'iPhone su sfondo bianco, su sfondo nero e appoggiate sul display del cellulare. Tre foto diverse, con tecniche diverse, con esposizioni diverse, con strumentazione diversa. Ci sta che io ti faccia vedere tutto quello che so fare in quell'ambito, però ho variato molto, non ho fatto la stessa foto spostandomi di un passo da una parte e di un passo dall'altra, così proprio no ragazzi. Dovete sapere qual è la vostra foto migliore e dovete sceglierla. Ci stiamo avvicinando alla fine della classifica, c'è ancora un punto che dobbiamo trattare prima di concludere ed è diversificare i nostri portfolio. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nel momento in cui stiamo puntando i clienti food, abbiamo un portfolio dedicato al food. Questo ci sta ed è giusto e sacrosanto, si deve fare così per forza. Se io sto puntando una nicchia di clienti, devo avere un portfolio che punti quella nicchia di clienti, quindi con foto affini, con foto in cui il cliente si possa riconoscere e dirmi voglio la stessa cosa che hai fatto per quello là. Questo ci sta ed è sacrosanto. Ovviamente dobbiamo essere intelligenti e renderci conto dei limiti del nostro portfolio. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se noi abbiamo improntato tutto il nostro portfolio sul food, è evidente che faremo fatica a essere ingaggiati per un matrimonio. Se il nostro obiettivo era fare matrimoni, abbiamo sbagliato tutto. Se il nostro obiettivo era fare un po' di tutto, e attenzione, questo è volendo un errore nell'errore, perché voler fare un po' di tutto significa non specializzarsi in niente. Tuttavia al giorno d'oggi non è possibile dire io questo genere fotografico non lo faccio, quindi bisogna purtroppo adattarsi a saper fare un po' di tutto. Bisogna cercare anche di specializzarsi. Vi faccio degli esempi su di me, perché su di me ve li posso fare perché conosco bene le mie cose. Nel momento in cui io ho cominciato mi sono specializzato quasi da subito sul B2B, nel senso che io lavoro per delle aziende, quindi mi sono specializzato sullo still life, mi sono specializzato sulle foto di interni, foto real estate, foto corporate, quindi headshots con luci posizionate in un certo modo, quindi in un certo qual modo anche ritratto, ma non ritratto artistico, ritratto business, e ho proseguito la mia carriera specializzandomi in fotografia industriale. Quindi capite bene che un portfolio di questo tipo ha un indirizzo abbastanza preciso. Io lavoro prevalentemente B2B, quindi non lavoro più per clienti privati, salvo rari casi, c'è l'amico che ti chiede una cosa, lì glielo fai. Però io tendenzialmente lavoro per le aziende. Perché? Perché cerco di avere un target più alto, perché le aziende pagano di più, perché mi trovo anche meglio, perché preferisco lavorare per un'azienda ed essere pagato tanto quanto un matrimonio piuttosto che sfacchinarmela a un matrimonio. Mi trovo meglio, preferisco. Lascio fare i matrimoni ad altri, magari qualcuno di voi li fa, sappiate che non siamo in competizione, non ce li rubiamo a vicenda. È evidente che nel momento in cui vogliamo puntare il mercato della fotografia industriale, il mio portfolio è più adatto rispetto al portfolio di uno che ha fatto solo food o che ha fatto solo matrimoni. Questo che cosa ci dice? Che non possiamo pensare di portarci a casa il mese con un solo portfolio. Dobbiamo diversificare i nostri portfolio, dobbiamo avere diversi account, diversi canali social, diverse pagine web, tutte dedicate. Stiamo puntando un cliente food, creiamo una pagina su cui facciamo un portfolio dedicato al food. Stiamo puntando un cliente che vuole fotografia industriale, creiamo una pagina dedicata a un portfolio di fotografia industriale e a seconda del cliente gli mandiamo un link diverso. Questo non è imbrogliare, questo è essere furbi, nel senso che io voglio far vedere al mio cliente quello che il mio cliente vuole, in maniera che lui mi ingaggi. A questo è normalissimo, è alla base di qualunque transazione. Io ti devo proporre qualcosa che ti interessa, perché se tu sei uno studio di avvocati e quindi vuoi delle foto corporate, degli headshots, del personale, dello staff, è inutile che io mi proponga con delle foto food. È inutile che io ti faccia vedere quanto sono bravo a posizionare le luci sopra un piatto di risotto. Tu vuoi vedere un'altra cosa, vuoi uno specializzato in quella roba lì, che non vuol solo dire che abbia la tecnica fotografica per farlo, ma che sia anche in grado di darti consulenza, che ti dica come vi dovete vestire, che ti dica come vi volete posizionare, che vi dica la posa, che vi dica il tipo di illuminazione migliore per una persona in un ambito corporate, quindi abbastanza serio, abbastanza formale, che vi dica quale sfondo è meglio utilizzare, che vi dica quale formato è meglio per le foto, se verticale, orizzontale, quadrato.
Tutte queste cose fanno parte di un portfolio e traspaiono da esso, quindi è importante che a seconda del cliente a cui lo mandiamo ci sia dentro qualcosa da cui il nostro cliente venga attratto e decida di ingaggiarci, perché alla fine questo è il nostro scopo, non fargli vedere le belle foto. Siamo arrivati all'ultimo punto e tenete conto, a questo ci tengo particolarmente perché è una cosa veramente evitabile con un minimo sforzo, e vi do anche una linea guida per questo, una linea guida da me coniata che si chiama regola del 20%. Sì, lo so, qualcuno starà già storcendo il naso perché starà dicendo: oh, queste regole, regola dei terzi, regola dei triangoli, mo c'è pure la regola del 20%. Sì, c'è la regola del 20% e adesso ve la beccate. Mi ringrazierete alla fine. La regola del 20% è semplicissima, stabilisce che ovviamente con raziocinio, perché questo dipende anche dal tipo di immagine che ci troviamo davanti, ci sono dei casi in cui questa regola viene bypassata, ovviamente, però questa regola stabilisce che quando stiamo facendo la post-produzione, qualunque cosa stiamo facendo, qualunque slider stiamo tirando, non lo tireremo mai oltre il 20%. Questo per un motivo semplicissimo: ogni volta che io andrò oltre il 20%, tirerò la mia immagine a dei livelli che non sono più quelli che sono stati catturati dal sensore. Per questo motivo, ogni volta che io vado oltre il 20%, si noterà il mio intervento, si noterà che l'immagine è stata manipolata, è stata post-prodotta. Se rimango sotto il 20%, fino al 20%, 25, io mi fermo al 20 di solito, ma 20-25, diciamo che l'intervento sarà molto meno visibile, avremo un risultato molto più naturale. Ovviamente questo dipende dal tipo di immagine, da come è stata scattata. Se ho fatto un errore madornale di esposizione, dovrò tirare l'esposizione ben oltre il 20%, ma lì siamo nell'errore. Io vi parlo di una foto giusta. Se la mia foto è giusta, è scattata bene ed è correttamente esposta, è correttamente inquadrata, eccetera eccetera, tutte le modifiche che io vado a fare dovrebbero stare in un range di non più del 20%. In questo modo avrò il risultato più naturale possibile. In fin dei conti, ricordatevi sempre che il nostro cliente tendenzialmente vuole questo tipo di risultato. Io lo so che molti, specie su Instagram, puntano all'effetto wow, e quindi cosa fanno? Saturazione 100, struttura 100, contrasto 100 e magari poi mettono pure in bianco e nero. Ragazzi, questo è lo schifo, questo è lo schifo più totale su tutti i punti di vista, nel senso che non, secondo me, se ragionate in quel modo non avete progettato un tubo di niente, non avete pensato all'inquadratura, non avete pensato a raccontare una storia, state solo tirando i fader, perché è bello tirare i fader, è comodo, ho lì un'immagine, tiro i fader e la vedo cambiare e dico è molto meglio adesso rispetto a prima. Sì, certo, per forza l'avete trasformata in un Jackson Pollock, ci credo che è meglio rispetto a prima. Fa schifo, ragazzi, ve l'assicuro. Con delle immagini così magari potete ammantarvi di un'aura da artista su Instagram, e magari se avete 16 anni qualche amico, qualche amica ci casca pure. Ma guardate che un cliente non lo fate fesso così, perché a un cliente non potete proporre una foto che sembra un quadro di Kandinsky e sperare che ve la faccia passare. Un cliente si aspetta dei risultati, si aspetta i colori giusti, si aspetta l'esposizione corretta, si aspetta una composizione inattaccabile. Non potete andare da un cliente e sperare che facendogli delle foto a caso e poi tirando i feder il cliente vi dica che bel lavoro che mi avete fatto. Questo è assolutamente impensabile, ma ci arrivate da soli, basta pensarci un attimo. Queste sono le tipiche cose che uno non ci pensa perché magari le lascia un po' così, ma appena ci riflettete lo sapete da soli. Ci deve essere una progettualità dietro. Io devo pensare alla resa finale della mia foto e in fin dei conti, ragazzi, perché io metto i fader a 100? Perché la mia foto fa schifo. Perché vi assicuro che quando io metto una mia foto su Instagram non è per tirarmela. Vi dico io, ma vi dico fotografi che stimo, fotografi come per esempio Francesco Salvaggio, che è un grandissimo paesaggista, lo trovate su Instagram, fotografi come il maestro Elia Locardi. Ragazzi, quando Elia Locardi fa una foto, sì, certo, c'è della post-produzione, però la foto di Elia Locardi voi la guardate e dite cavolo, è come se mi trovassi lì adesso, il paesaggio è perfetto in ogni sfumatura, colori, tinte, tutto, la composizione, la clarity giusta, è tutto perfetto, non c'è niente di ostentato, niente di sopra le righe. Loro non puntano all'effetto wow tirando i fader a 100, loro i fader secondo me neanche li toccano a momenti, loro puntano all'effetto wow facendoti vedere in che punto si sono messi, come hanno ragionato, come hanno preso le decisioni, e tutto questo si vede nella loro foto e tu hai la sensazione quando ti trovi di fronte alle loro foto di stare ammirando un quadro, anche se non è un quadro dipinto a tela, è un'immagine puramente fotografica, magari con degli artifici, con delle astuzie, con delle doppie esposizioni, ma con una naturalezza
che ti fa proprio percepire come i Feder non siano quasi nemmeno stati toccati. Sì, certo, magari è stata schiarita la terra ed magari è stato scurito il cielo, questo sì per carità, ma secondo me anche loro non hanno sforato la regola del 20%. Questa regola ci aiuta a produrre delle immagini più consapevoli, perché se noi sappiamo che la nostra post-produzione sarà minima, siamo costretti a lavorare in camera. Lavorare in camera è meglio che lavorare a computer, è sempre meglio. Salvo rari casi, ovviamente se stiamo facendo uno shooting e c'è una macchia sul muro la togliamo dopo, quello va bene, però quello che vi voglio dire è: non pensiate di fare delle foto schifose e recuperarle dopo in post produzione, perché non funziona così. Se le scattate giuste in camera avrete meno lavoro da fare dopo e la resa globale sarà migliore, perché le cose catturate in camera sono meglio delle cose fatte in Photoshop. Photoshop ci aiuta e Photoshop ci permette di migliorare il nostro lavoro ed è indispensabile. Camera RAW, lo sviluppo digitale sono indispensabili. Altro errore che vi metto qui come corollario è quello di pensare di scattare pum 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 e mettere le immagini in portfolio così. Questo è un errore pazzesco. Cioè, per quale motivo io devo mettere le mie foto così come sono invece di renderle perfette? Io voglio che il mio cliente veda che le mie foto sono perfette, quindi se hanno un minimo di imprecisione, perché lasciargliela? E qui sento già i puristi dire: no, dovevi farlo bene in camera. Certo, è quello che sto dicendo, lo devi fare bene in camera, esattamente. Però laddove non è possibile o laddove hai sbagliato, trovo che sia semplicemente sciocco non correggere il proprio errore, laddove è possibile ovviamente, e prendere appunti in modo da non rifarlo quell'errore. Così stiamo cercando di dare il meglio in quello shooting e di migliorarci per il prossimo. Però dire "io la post-produzione non la faccio" è un altro errore, anche perché tenete conto di questo. Se non fate la post-produzione, i casi sono due: o scattate in JPEG, quindi avrete una profondità colore inferiore già di partenza, avrete una gamma dinamica inferiore già di partenza, avrete molte meno possibilità di correggere i vostri errori. Quindi, se scattate in JPEG, vi esponete a tutta una serie di problematiche e di rischi e correte il rischio di fare delle brutte figure e di dare dei buchi al cliente, perché se avete sbagliato l'esposizione in JPEG non la recuperate più. Invece se state scattando in RAW, che cosa succede? La fotografia RAW, guardate che non è una panacea per i tutti i mali, non è che io se scatto in RAW allora la prendo e la pubblico così, assolutamente no. Intanto il formato RAW non posso pubblicarlo da nessuna parte, lo devo per forza esportare in JPEG. Il formato RAW è previsto che venga manipolato, è previsto che venga post prodotto. Se io la prendo così com'è, avrò una foto che tende al grigio, avrò una foto fredda perché non è stata sviluppata. Il formato RAW prevede che venga fatto dello sviluppo, che vengano toccacciati i fader, non troppo ovviamente, non andiamo a 40-90%, salvo rari casi ovviamente. Se stiamo facendo un recupero delle ombre si può anche salire, ovviamente non è che deve essere ferrea questa regola, però vi faccio un esempio: la saturazione. Ma la saturazione mai oltre il 20%, ma io la metto a 10 la saturazione, proprio quando voglio dare una botta. Oltre il 10 è di più di quello che il nostro occhio percepisce, e quindi la gente che guarderà la foto se ne accorgerà che la foto è stata toccata e che i colori sono falsati, lo capite questo? E se il mio cliente si accorge che i colori sono falsati, non avrà una bella opinione del lavoro che ho fatto, perché si renderà conto che ho dovuto fare il magheggio per dargli la foto wow. Lui non farà questo ragionamento, ovviamente, perché non ha gli strumenti per arrivare a fare un ragionamento così complesso, però arrivare a capire che una foto è poco naturale ci arrivano tutti. E prediligiamo un fotografo che sia in grado di darci un risultato naturale, anche per un motivo a cui forse io stesso non penso molto spesso, ma che è vero, ragazzi, pensateci un attimo. Se io vi do una foto che è neutra, che è giusta, che quindi è perfetta per essere stampata, è perfetta per i social, tutto quello che vogliamo, ma se io voglio renderla wow, io cliente che la ricevo voglio renderla più wow perché sono una capra e quindi voglio mettere tutti i fader a 100, lo posso fare perché il mio cliente è capacissimo di andare su Instagram e di mettere la saturazione a 100 e la struttura a 100 e il contrasto a 100 e poi metterla pure in bianco e nero. È capacissimo perché lo sappiamo fare tutti, quello è facile, non c'è una scuola che ce lo insegna, basta fare così col ditino. Però che cosa succede? Se io vi do delle foto neutre, questo giochino lo si può fare. Se io vi do delle foto che sono già stravolte, non potete né recuperarle né fare della post-produzione ulteriore, sono delle immagini assolutamente ingestibili, intrattabili. Quindi questo è un ulteriore motivo per cui dobbiamo cercare di essere tenui nelle nostre scelte di post-produzione. Il che non significa che se abbiamo di fronte un tramonto coloratissimo dobbiamo tenere la saturazione indietro. Lì possiamo esaltarla, esasperarla anche, però è molto importante che riusciamo a renderla in camera con lo scatto, perché se l'abbiamo resa in camera sarà molto poco il lavoro che dovremo fare e non andremo a rovinare la foto con delle modifiche. Tenete conto che le modifiche che facciamo vanno a comportare un decadimento qualitativo, quindi meno ne facciamo e meglio è.
il cliente tutte queste cose non le sa, non le capisce, però noi sì, noi non possiamo nasconderci dietro un dito e dire sì, vabbè, tanto nessuno le capisce queste cose, anche perché vi ricordo, e questo vale per tutti i punti che abbiamo trattato, vi ricordo che più alto è il vostro cliente e più queste cose le capisce. E noi vogliamo puntare a un pubblico alto, perché obiettivamente più alto è il nostro pubblico, più miglioriamo, più portiamo avanti la nostra carriera. Quindi noi vogliamo puntare a un pubblico che si eleva e che ci eleva. E per fare questo il nostro portfolio deve crescere con noi. La nostra sintassi, le nostre descrizioni devono crescere con noi. Le nostre competenze crescono con noi e questo deve trasparire in ogni sezione del nostro portfolio. Ragazzi, io credo che questo pippone allucinante sia finito. Spero di avervi insegnato qualcosa e di avervi fatto notare delle cose che magari avete fatto in passato e che magari non stavate già più facendo, ma io spero che comunque non le facciate più. Cercate di non commettere questi errori, perché sono veramente pesanti sia per un cliente sia per voi stessi, perché io vi assicuro che a distanza di anni, riguardando il vostro portfolio, vi metterete le mani nei capelli se li avete e vi direte: ma io veramente facevo questa cosa qua? Ed è normale, capita anche a me. Se io guardo le mie immagini di molti anni fa, anche le mie erano ipersature e ipercariche, e questo non è che lo disconosco e mi discosto da quanto ho fatto in precedenza. Era un momento in cui io stavo lavorando su un certo tipo di stile. Ora ho abbandonato quasi completamente quello stile in favore di un qualcosa di più naturale, più vicino alla realtà, che comporta più fatica in base di scatto, meno fatica in fase di post-produzione. Io ne faccio tanta di post-produzione, non significa che non ce ne sia più. Io ne faccio tanta, cerco di farla mirata, cerco di pensare prima di scattare a che post-produzione farò e di scattare di conseguenza. Quindi prendo delle decisioni, faccio poco bianco e nero. Bianco e nero io non lo uso praticamente mai, perché raramente mi trovo a dover comporre una scena dove mi dico questa starebbe proprio bene in bianco e nero, mi capita molto di rado. Quindi nel mio portfolio non troverete il bianco e nero, anche perché io non voglio pormi come artista. Il bianco e nero solitamente tende a collocare la nostra foto in una dimensione senza tempo, una dimensione un po' eterea, un po' artistica. Io, come ben sapete, tutta questa cosa non mi appartiene, non la voglio vedere, non la voglio sentire. Io non mi reputo un artista, mi reputo un artigiano piuttosto. Quindi quella roba lì a me non piace, non mi interessa. I colori c'erano, io li vedo, nessuno di noi vede in bianco e nero, quindi io non ho nessun interesse a farvi vedere una scena, una realtà deprivata dei colori, a meno che non ci sia un fortissimo incentivo a farlo. Per incentivo cosa intendo? Il cliente me l'ha chiesto esplicitamente, oppure è una scena che si presta così bene al bianco e nero che è impensabile scattarla in un altro modo. Vi faccio un esempio stupido giusto per farvi capire: le dune del deserto a mezzogiorno. Le dune del deserto a mezzogiorno vengono bene in bianco e nero, perché abbiamo dei contrasti nettissimi tra le dune al sole e le ombre causate dalle dune stesse. Una scena di questo tipo si presta bene a un bianco e nero, oppure un controluce. Pensate per esempio ai vecchi film western, alla fine quando cavalcano verso il tramonto, quella scena si presterebbe benissimo a un bianco e nero. Viene bene anche a colori, e metterla in bianco e nero tanto per non è che ci fa sembrare più artisti, però è una scena che si presterebbe bene al bianco e nero, perché ha un nettissimo contrasto tra l'orizzonte e il cielo e tra i nostri soggetti e il cielo. In questo caso lì sarebbe molto gradito un bianco e nero, farebbe esaltare ancora di più questo stacco, ci starebbe. A meno di non trovarmi in un contesto del genere, io trovo assurdo privare i miei osservatori, i miei clienti, ma anche semplicemente chi guarda le mie cose sui social, trovo assurdo privarli della sensazione del colore. Perché non gli sto dando niente in più se gli tolgo il colore, gli sto dando solo qualcosa in meno, se non è una cosa ragionata. Con questo è veramente tutto. Io a questo punto vi ricordo di iscrivervi per rimanere aggiornati sulle prossime puntate, vi assicuro che ce ne saranno molto presto. Mettete anche un like a questo video, perché io lo so che avete imparato qualcosa, anche se non lo volete ammettere. E con questo io vi do appuntamento al prossimo video.